Gli highlights della partita sono presentati da Atlantic, Hotel e Centro Congressi a Borgaro, Vistax Digital and IP Solution, Bibibel, l'internet provider che cercavi, Fitness First, la tua palestra, GB Job, agenzia per il lavoro, Enoteca La Cantinetta, via Buenos Aires 73, Torino, Luci LED, Corso Moncalieri 336, Torino. Maiorano sulla destra potrebbe mettere in mezzo, lo fa, riparte il cross, ma è il portiere del Chisola, riesce in qualche modo, la palla numero 5 di poco. Grossa occasione del Torino, però sfruttata male da dietro. Nada, nada, sbaglia l'intervento, adesso è Di Pietro che prova a tirare, no, è il tiro smorzato. Re cerca di perde palla, il Torino in avanti, potrebbe servire, mette in mezzo, il difensore. Tiro del giocatore regolato numero 5, ancora in qualche modo ci mette una pezza. Riparte Ippolito a servizio del giocatore alla destra del Torino, si accentra, passaggio filtrante per Di Pietro, ma la palla arriva tra le braccia di Boetto. Palla sui piedi di Mangano, potrebbe tirare, tenta il cross, Mangano e il portiere Boetto sventa la minaccia, respinge, ma ancora i Granata sono in possesso palla con Di Pietro. Ancora palla su Di Pietro, potrebbe tirare Di Pietro, entra in area, Di Pietro calcia e la palla Palla esce fuori di porta. poco. Palla sempre sui piedi dei giocatori delle Chisola, recupera il giocatore Incivilità, Granata, incivilità. situazione interessante all'interno dell'area, tiro alla palla di poco, esce, ha provato Bovolenta. Bovolenta, Mirko Bovolenta. Calcio d'angolo battuto, numero 4 stacca di Stefano testa. Simone Benedetti. Ancora Sandrone, stacca di testa, e ora i Granati in attacco, un tentativo, un tiro che esce abbondantemente a lato quando siamo giunti al terzo minuto. Intanto Lorusso se ne va. Lorusso al limite dell'area, prova a tirare, intercetta in qualche modo Benedetti il pallone che si spegne sul fondo, sarà calcio d'angolo. Fase un po' confusa della gara, adesso riprende, riparte l'Echisola con Casalinuovo, palla Rosucci. rientercettata da Rosucci, Rosucci. Un tiro forse anche un po' pretenzioso, ma ancora i Granata hanno possesso palla e ancora Toro e il tiro ed è gol. Però siamo giunti al minuto 25 e Fabio Panepinto porta in vantaggio i Granata. E l'arbitro fischia alla fine proprio sul calcio d'angolo. Torino batte Chisola 1-0. Un caro saluto da Renato Tuber e Marco Spadavecchia.